Allora, si può ottenere 50 di braccio facendo bodybuilding, facendo palestra in maniera natural. Ne parlo io questa volta, adesso parla la Benedetto perché adesso mi sono veramente rotto le scatole. Un saluto all'amico Master. Master, anche io ho la medaglia degli eroi, però dalla parte giusta. A dire la verità, ho anche la tessera di riconoscimento, ok? E niente. Allora, si può ottenere. Allora, prima di tutto dobbiamo distinguere due cose. Un conto è il fitness, un conto è il bodybuilding. Il bodybuilding non è il fitness. Chi va a fare bodybuilding, chi fa palestra, l'obiettivo che ha è quello di aggigantarsi cercando comunque di avere un fisico molto, comunque con una massa magra molto, molto bassa. Quindi, se uno va in palestra, parte che è secco, il suo obiettivo, come loro dicono, secco, io asciugato, chiamate come vuoi, mager, quel che è, quello di aggigantarsi. Molti lo fanno per una questione estetica, molti lo fanno perché lo vogliono, molti arrivano perché hanno avuto il bullismo, molti gli piace essere così e compagnia varia, ognuno fa quello che vuole, però non è che se uno non ce la fa deve scaricare sugli altri i propri fallimenti, ok? Perché un conto è fare il fitness uno decide di avere un corpo più lungiligno, ma ci sono anche quelli che magari ci riescono. Io sto parlando sempre a livello natural, nel senso che si può arrivare a 50 a livello natural e avendo muscoli, non sto parlando di 50 natural se sei comunque, diciamo, se sei su di peso. Allora, Master, io l'ho visto. A parte che è una persona splendida, che secondo me, ragazzi, anche come diciamo padre, come padre, maestro di vita, non solo di quello di bodybuilding, devo dire che lui ha veramente muscolarmente messo bene e dal mio punto di vista è natural. E ti dico che ci è arrivato perché? Perché io, che grazie al mio fisico, ho potuto girare il mondo perché tutti questi dopatelli nostrani, quello che ho fatto io, non passavano neanche la prima selezione, ok? Però non c'ho voglia di parlare queste cose perché sono cose mie private che non ho mai parlato e mai ne parlerò. Però vi posso garantire che io, con una massa abbastanza magra, quindi io sono quasi un 85, allora ero 85-86 kg, sono riuscito ad arrivare a 45 quasi, avevo di braccio. E quindi secondo me si può quasi arrivare a 50. Non è che tutti, perché Master, per esempio, non ha mai detto che arrivi a 50. Poi dipende dalla genetica, nel senso che faccio un esempio, io ho trovato in giro qualcosa, magari ve lo faccio vedere di quando avevo 16, 17, 18 anni, avevo già fuori gli addominali, per dirti, perché non è che siamo tutti uguali, non siamo tutti biondi, alti 1,85, fisicamente siamo fatti tutti alla stessa maniera, ognuno è fatto alla sua maniera. C'è anche magari chi parte magari non a livelli E, poi allenandosi, impegnandosi, mangiando, compagnia, può arrivare. Io ho sempre detto che non puoi arrivare al livello dei dopatelli nostrani, delle spruzzate, compagnia varia, non ci puoi arrivare a quel livello lì, purtroppo diciamo il farmaco fa veramente tanto, ma quali sono esempi negativi? Sono molto importanti quelli, perché quello è proprio l'esempio da non seguire. Cioè, quando lui iniziate a vedere queste persone che veramente hanno fuori queste vene, questi, che poi non è neanche difficile capirli perché alcune masse muscolari, specialmente queste qui, cioè, non riesci neanche se ti metti lì a fare 18.000 o anche qua, cioè, alcune cose che capisci chiaramente, ma poi lo capisci dalla qualità della pelle, da questa pelle che sembra praticamente una trota marmorata. Scrivetevi trota marmorata e vi vedete il tipo di pelle che hanno loro, tutte queste sbrufolate. Chiaro, non si può arrivare se uno, però naturalmente si può arrivare, quindi non facciamo credere ai ragazzi che non si possa arrivare naturalmente ad avere degli obiettivi, ad avere un braccio anche da 40-45, compagnia, che poi ognuno lo fa per avere
non fatelo di certo per un discorso che se siete così beccate di più, compagnia varia, perché lì conta l'articolo quinto, non conta il braccio, conta l'articolo quinto e basta. Poi se lo fate e volete diventare grossi, molti spruzzati lo fanno perché pensano che aggigantandosi facciano paura. Io vi posso garantire che l'ultima persona di cui noi abbiamo paura sono gli spruzzati proprio, cioè io onestamente, tanti, tanti glielo dico anche in faccia, non ho nessun problema, e mi fanno pena, pena. Io provo per questa gente, provo semplicemente pena, ok? E io non ho mai fatto video, non sono mai andato a spasso, non mi avete mai visto video con gente amica di spruzzati, di spruzzati, io voglio sto lontano totalmente. Sono sempre in buona fede, nel senso che comunque può anche, posso, provo, però ragazzi, io dico, si può arrivare. Secondo me, certo, non tutti, non tutti. Se tu prendi i miei parenti, ti messo in Val Brembana, da che parte lì, ho su dei parenti che sono degli armadi a 4 anni, muscolarizzati, hai capito? Agigantati, con bassa, e arrivano. Io avevo un amico, che purtroppo ha avuto poi, ma no, per quel discorso di nuovo, mai fatto palestra, e a 17-18 anni era uno che sembrava che aveva fatto palestra da 30 anni, aveva un braccio, se io non gliel'ho mai misurato, ma aveva un braccio quasi da 50, e muscolarmente era una fascia di muscoli, era una iena, perché diciamo che dalle mie parti c'è anche gente così che vengono fuori. Se vi porto su in qualche parte, da qualcheduno, vi faccio vedere gente di 2 metri che sono degli armadi. Fisicamente non ho mai fatto un'ora, un giorno di palestra, e vi posso garantire che in alcune situazioni di valli, compagnia, c'è gente fisicamente già tosta. Comunque puoi raggiungere questi obiettivi. Allora, il problema è questo, che a me dà fastidio vedere gente che devono scaricare i loro fallimenti fisici sugli altri, cioè non è che se voi non ce l'avete fatta, se voi siete così, allora tutti sono così. Cioè non siamo tutti uguali. C'è chi ce l'ha fatta e c'è chi non ce la fa. E secondo me, con un impegno anche, diciamo, costante, seguendo anche i metodi di Master, cioè ascoltando, perché comunque ne capisce di quella roba lì, ne capisce. Okay. Ha sempre lottato contro il doping, ha sempre detto zero assoluto, e questo gli va dato atto ancora prima di me. Io non lo conoscevo neanche, però gli do atto, e l'ha fatto veramente, non mischiandosi con personaggi, amici di gente che poi si spruzzava. Ok? E questo gli va dato atto a Master. E secondo me si può arrivare tranquillamente, certo, non subito, ma allenandosi bene in maniera naturale, ad avere degli ottimi risultati. Secondo me si può tranquillamente arrivare. E quindi non disilludiamo i ragazzini che non si possa arrivare. Si può, con impegno, facendo fatica, certo. I ragazzini devono capire che certi, invece, altri esempi che non sono natural, ma lo vedi palesemente, quelli dovete stare più lontano possibile. Più lontano possibile. Cioè, voi quando li vedete questi dovete ridergli in faccia. Peccato, mi dispiace che molti ragazzini non riescono a capirlo, non riescono a capirlo, però non possono arrivare gente che s'allena, magari s'allena nella vita, non ha mai ottenuto risultati, venire a raccontare, a raccontarci le barzellette, perché le barzellette trovano il tempo che trovano. Se fisicamente non ci siete, è inutile. Anche a me sarebbe più piaciuto giocare nei Boston Celtics da parte a Larry Bird, magari mi piaceva, cioè c'era Larry Bird, usciva, gli davo la palla, però purtroppo non ero 1,95, 2 metri, non ero Robert Parrish, Kevin McHale o Larry Bird, mi sarebbe piaciuto anche a me, purtroppo con la mia altezza già sono penalizzato, perché nel basket devi essere un pochettino un po' più alto, a meno che sia un fenomeno, compagnia varia. Quindi molti che parlano e non ci arrivano, non dovete scaricare i
vostri fallimenti su altri come Master, per esempio, che ce l'ha fatto, o tanti che comunque ce l'hanno fatta.